La Polizia di Stato e la Guardia Costiera di Genova, nel corso di un'articolata operazione di polizia coordinata dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroghe e dal Servizio Centrale Operativo del Ministero dell'Interno, ha sequestrato nel porto di Genova un ingente carico di stupefacente a bordo di una nave. L'intervento degli investigatori della squadra mobile di Genova, coadiuvato dal personale della Capitaneria di Porto, della Polizia di Frontiera Marittima e dall'unità cinofile della Questura, ha consentito di individuare al largo del capoluogo ligure la nave a bordo del quale era stivato il carico di droga. Infatti la nave Dimitris C è risultata positiva al controllo effettuato. All'interno di un intercapedine erano nascosti 20 sacchi contenenti in totale 300 kg di cocaina purissima, che avrebbero consentito il confezionamento di oltre 1 milione di dosi per un valore intorno ai 15 milioni di euro. Si tratta del più grande sequestro di stupefacenti effettuato a Genova. L'equipaggio, tutto di nazionalità ucraina, è stato sentito dagli uomini della squadra mobile della Questura di Genova. Secondo le prime informazioni, il cargo aveva effettuato diversi scali prima di entrare nella zona portuale genovese. Dai porti del Sud America, passando per la Colombia, aveva attraccato in Spagna prima di scendere verso Genova.